nella maniera più degna, infliggendo al Chievo-Verona la prima sconfitta interna della gestione Corini. Riviviamo tutte le emozioni della gara delle 12.30 insieme a Stefano Bizzotto. Esaurito quasi al Bentegodi, come un anno fa sempre con la Juve. Corini fa esordire Sampirisi in difesa e preferisce Temai a Guana a centrocampo. Scelte obbligate per lo squalificato Conte davanti a Buffon, Barzagli, Marrone, Cáceres. In attacco Matri vince il ballottaggio con Quagliarella. In panchina anche Anelka, arbitra Bergonzi. Ottavo minuto, Pirlo tocca corto per Marrone, che allarga verso Vidal. Vidal ci prova con il destro sul fondo. Primo tentativo juventino. Dentro per Lichtsteiner, in scivolata Jokic, Vidal per Matri. Matri il sinistro ed è il gol della Juventus. Alessandro Matri. 10 minuti giocati, si sblocca il risultato. Grande conclusione di Matri. Tutto nasce dal pallone riconquistato da Vidal. Matri in posizione regolare, il sinistro. Niente da fare per Puggioni. Quinto gol per Alessandro Matri. Matri, ancora per Giovinco, in area di rigore Giovinco cerca il secondo palo, pallone sul fondo, occasione per Sebastian Giovinco, 20° minuto. Dainelli ferma il pallone indirizzato a Giovinco, Paloschi, Terò, ancora Paloschi, sempre per Terò, buon fraseggio fra i due, Terò, fra due avversari, Terò prova a liberarsi di Cáceres, non ci riesce, il retropassaggio a Buffon che va al rinvio con i piedi, 23°. Pallone per Terò, poi Rigoni dentro, Paloschi, la parata di Buffon al 24°. Il calcio di punizione di Pirlo, pallone al limite, Vidal, una deviazione, calcio d'angolo, 28°. Pirlo dalla bandierina, corto per Giovinco il destro, altra deviazione, altra parata di Puggioni e poi rimessa juventina. Juventus vicina al 2-0. Può avanzare lo sloveno, poi chiama in causa Etemai, vuole il pallone in profondità, Paloschi lo ottiene, Paloschi, esce Buffon con i piedi in anticipo sull'attaccante del Chievo. Arrivano da Paloschi le insidie maggiori per la Juventus. Pirlo per Lichtsteiner anticipa Jokic, la parata di Puggioni, non è finita. Matri sopra la traversa. Proteste del Chievo per un tocco con il braccio. Porta palla a Giovinco, c'è il taglio di Matri. Matri si ferma. Pallone per Giovinco, di tacco. La conclusione, il gol del 2-0, il raddoppio della Juventus con Lichtsteiner. 42°. Qui è bravo Matri a difendere palla e a servire Giovinco, di tacco per Lichtsteiner, sinistro. 2-0. Lichtsteiner, Giovinco, ancora Lichtsteiner ancora con il sinistro sul fondo. Due cambi nel Chievo in apertura di ripresa, Acerbi per Cesar e Seymour per Sampirisi. Acerbi in area a cercare Temai, il tentativo di controllo con il petto, poi arriva Terò ed è il gol con cui il Chievo accorcia le distanze, 2-1. Cyril Terò al 7° minuto. Quarto gol stagionale per Terò. Quagliarella per Giovinco, 13°. Quagliarella. Allarga in direzione di De Ceglie. Il cross di De Ceglie, Pogba, una deviazione. Il pallone finisce sul fondo. È stato Dainelli a mandare il pallone in calcio d'angolo. Corini si gioca la carta Pellissier, fuori Kofi. Padoin per Lichtsteiner, 34°. Calcio di punizione di Pirlo, pallone sul fondo, 37°. Finisce qui il fischio di Bergonzi a sancire la vittoria della Juventus, 2-1 sul campo del Chievo. Proprio nel giorno sulla carta più delicato fra infortuni e squalifiche e contro un avversario in salute, la Juventus ha ritrovato la compattezza e la serenità smarrite nelle ultime uscite. Certo, il Chievo ci ha messo del suo, regalando di fatto il primo tempo con un atteggiamento fin troppo prudente, ma anche dopo la Juve ha rischiato pochissimo. Dovendo scegliere un nome, diremmo Pogba. Non ha segnato, ma ha conquistato e giocato una quantità impressionante di palloni e al fianco di Pirlo crescerà ancora. È tutto da Verona.
Grazie Stefano Bizzotto, sulla splendida Juve del Bentegodi torneremo fra poco nei tempi supplementari, scalpita per i suoi commenti anche sulla vecchia signora Beppe Dossena, ma è il momento del gran finale, ricordate